Buonasera Riccardo Zarfati, benvenuti a Portafogli ETF. Vediamo oggi la operatività per mercoledì 15 aprile. Quindi, come ogni giorno, uno sguardo ai mercati finanziari che seguiamo con indicatori Ekinasci. In particolare, seguiamo tre indici e tre materie prime con 12 ETF disponibili su borsa italiana. Questa è la visualizzazione Ekinasci, questi ticker degli strumenti e questo è il quadro riassuntivo. Oggi alcuni dati macro, iniziamo da questi, nessuna novità dal punto di vista dell'inflazione, è arrivata quella mensile italiana che ha fatto registrare un più 0,1%, esattamente in linea con le attese. Bene la produzione industriale europea, più 1,1%, per cui si cominciano a vedere i segnali positivi che si attendevano, potessero derivare dall'indebolimento della nostra valuta, quindi un dato superiore alle attese che era di 0,4%. Non positive invece le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, 0,9% di incremento rispetto alle attese di 1%. C'è stato anche in generale la notizia che il Fondo Monetario Internazionale ha aumentato, ha revisionato al rialzo, leggermente al rialzo le stime del prodotto interno lordo mondiale, ovviamente con le dovute differenze tra un paese e l'altro. Il quadro oggi è stato di sostanziale debolezza, è scattata qualche presa di beneficio naturalmente che poteva anche essere attesa a questi livelli. Come vedrete per il momento non cambia il quadro, questo ritracciamento, comunque da segnalare una perdita di circa l'1% per i mercati europei. Un po' meglio l'S&P 500 che comunque rimane piatto dando quelle indicazioni di sostanziale lateralità che abbiamo visto nelle ultime giornate. Sul fronte delle materie prime, l'oro ancora moderatamente debole, seppur in reazione dopo un approfondimento al ribasso in giornata, ma comunque per il momento in territorio ancora negativo, naturalmente alla chiusura dei mercati europei. Petrolio invece in ottimo rialzo, più 2,65%, non mi risultano dati macro o news particolari per questa materia prima, per cui rientriamo ancora nel gioco del trading stretto, della speculazione, dei movimenti del rumore di breve periodo. Come vedremo siamo di nuovo sulle resistenze per quanto riguarda Ekinasci, ma a breve andiamo a fare l'analisi più completa. Corn in rialzo, più 0,74% dopo alcune giornate di debolezza, capiremo meglio nelle prossime giornate se si tratta appunto di un rimbalzo in seno a un trend possibilmente decrescente oppure se c'è una qualche inversione. Andiamo quindi a vedere le candele che oggi danno perlomeno qualche indicazione diversa rispetto alle candele precedenti. Iniziamo dall'indice italiano, eccolo qua. Quindi ETF MIB, vedete questa lunga gamba rialzista, oggi fa una ulteriore candela verde, seppur naturalmente a fronte di questo 1%, una candela di stabilizzazione. Questo perché l'apertura è stata superiore ai massimi di ieri, ma poi c'è stato un approfondimento piuttosto profondo al ribasso. Un tentativo di reazione sul finire di giornata, per cui questa a mio avviso ancora non è un'indicazione molto chiara. Chiaramente Ekinasci ci fa vedere una candela classica, se volete, di indecisione. Quindi ancora candela verde comunque, ovviamente questo non basta per interrompere il trend rialzista. Una situazione analoga l'abbiamo sul DAX, vedete una crocetta di stabilizzazione, prezzi poco mossi nella giornata odierna per l'ETF XS1 e lo stesso possiamo vedere anche sul SPX, una classica candela di stabilizzazione. Per cui anche andando a guardare i movimenti, le candele degli strumenti short, possiamo velocemente dare un'occhiata a quello italiano, eccolo qua, questo è l'ETF Bermib, possiamo avvicinare un po' il testo e allargare il grafico. Questo è il Bermib e vedete con una certa precisione mostra una candela di stabilizzazione. Per cui è possibile che da questo livello possa approfondire un po' il ribasso dell'indice, quindi un rialzo per questo strumento, ma ovviamente il trend sottostante al rialzo è talmente forte che aspetterei almeno un paio di candele di conferma prima di eventualmente valutare se entrare o meno. Anche perché ricordo che appunto il trend è così forte che seppure dovesse esserci un segnale ribassista, quindi rialzista per questo strumento, nelle prossime giornate, il tempo per entrare probabilmente ci sarà, visto che i rimbalzi saranno in ogni caso, a mio avviso, piuttosto violenti. Per cui rimaniamo ancora neutrali sui mercati, aspettiamo che si sviluppi un po' questa fase per capire un po' meglio in che direzione andranno gli indici nelle prossime giornate.
Non abbiamo visto il mercato americano, lo vediamo subito, ETF S&P 500, che come vedete dà un analogo segnale e molto simile a quello dei mercati europei. Passiamo alle materie prime, il gold neanche dà un segnale, continua questa lateralizzazione. Abbiamo detto in apertura, c'è stato oggi un approfondimento al ribasso, per il momento quasi completamente recuperato, ma ovviamente questo non basta per farne una candela verde che rimane anzi ancora rossa. Per cui lateralizzazione che continua e segnali operativi, a mio avviso, per il momento totalmente assenti. Passiamo al corn, vedete il corn fa una candela di ribasso ancora. Noi abbiamo il nostro short sul corn aperto appunto stamattina. Andiamo subito a vedere che cosa è successo. Ecco qua, vedete lo strumento in realtà chiuso con un 1% di decremento. Perché c'è stato un piccolo rialzo oggi del sottostante. Per il momento c'è ancora una candela verde, per cui a mio avviso possiamo provare comunque a mantenere. Chiaro che siamo sulle resistenze per questo strumento, vedremo se proverà a forzarle fin da subito oppure c'è da attendere magari qualche giornata. Chiaramente siamo in allerta, sulle materie prime sapete è meglio andare sempre piuttosto cauti, visto che lì i movimenti a fronte di notizie, news o dati macro sono generalmente piuttosto repentini. Questo ricorda lo strumento ETF Corn al ribasso che ha come ticker S Corn. Infine il petrolio oggi in buon rialzo, 0,84%, lo strumento crude. Un rialzo minore del sottostante che abbiamo visto in apertura di oltre 2 punti percentuali. Questo perché ancora una volta c'è stato un rialzo di euro-dollaro, quindi un indebolimento del dollaro che ha in parte inficiato la potenziale performance rialzista di questo strumento. Dal punto di vista grafico, rispetto a quello che abbiamo detto ieri, non cambia ancora sostanzialmente nulla. I prezzi e le candele si sono di nuovo fermati in prossimità di questa prima importante resistenza, quella di 12,55 che abbiamo segnalato oggi, proprio chiusura su 12,55. Per cui rimaniamo anche qui in osservazione, adesso i prezzi sono riportati quasi in territorio di ipercomprato. Chiaro che in un'ottica di medio-lungo periodo questa sarebbe potenzialmente anche, potrebbe essere una buona opportunità di short, visto che il trend sottostante che guida naturalmente nel medio periodo è ancora un trend fortemente ribassista, però chiaramente aspettiamo segnali di short naturalmente in questa fase, in questo momento sono evidentemente assenti. Bene, questo è tutto, per cui sommario, la situazione, siamo in totale liquidità per quanto riguarda gli indici azionari. Mentre sulle materie prime, dopo essere usciti da petrolio e oro, stiamo provando una operatività ribassista sul corn. Per il momento sta andando, abbiamo una perdita di circa un 1%, che è quella la performance sostanzialmente di oggi, ma non vi sono ancora segnali chiari per uscire da questa posizione. Rivediamo velocemente un po' il riassunto delle operazioni fatte negli ultimi 2 o 3 mesi. Vedete, come detto più volte, con Aiki Nashi. Chiaramente è difficile nel breve periodo, seguendo candele giornaliere, fare grandissime performance, ma il vantaggio è che gli stop che comunque ci sono generalmente molto piccoli. E ogni tanto, in particolare sulle materie prime, che sono naturalmente più volatili, si riesce a trovare qualche buon trend persistente che dura qualche giornata o addirittura qualche settimana, come nel caso recente del petrolio, che permette alla fine di generare un profitto abbastanza consistente nel tempo. Questo naturalmente è il cumulato di queste posizioni che ogni tanto faccio vedere per chi vuole seguire questo tipo di approccio operativo. Questo per ricordarvi di visitare il sito One Hour Trading, chiaramente è un servizio in abbonamento ed è un servizio diverso da quello che vediamo in questa videoanalisi perché si tratta di gestione di portafoglio di medio e lungo periodo, naturalmente con un numero di strumenti più ampio e molto più diversificato rispetto ai pochi strumenti, ai pochi sottostanti che vediamo giornalmente con questa videoanalisi. La registrazione è comunque gratuita, permette di ricevere analisi tecnica e chiaramente sono disponibile. Per chi volesse qualunque approfondimento, questi sono i miei contatti, naturalmente sia mail che Skype durante gli orari di apertura di Borsa Italiana. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo domani per un nuovo appuntamento e buona serata a tutti. A presto!